Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per cambiare le biellette delle barre stabilizzatrici, bisogna sollevare la parte anteriore dell'auto e rimuovere le ruote. In tal modo potrai accedere al sistema di sospensione. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. La bielletta della barra stabilizzatrice collega la barra stabilizzatrice agli ammortizzatori per tenere le ruote sempre premute a terra. Questi componenti sono spesso bloccati. Usa pure dello sbloccante per facilitare l'operazione. Per sostituirla, per prima cosa sblocca e rimuovi la testina inferiore della bielletta della barra stabilizzatrice. Ti serviranno una chiave inglese da 16 e una chiave a brugola da 5. Usa la chiave inglese per bloccare la rotazione della testina e rimuovi il dado con la chiave a brugola. Ripeti l'operazione per la testina superiore. Rimuovi i dadi e poi anche la bielletta. Per farla uscire più facilmente potrebbe essere necessario fare leva. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Prendi la nuova bielletta della barra stabilizzatrice, rimettila nel suo alloggio inferiore e riavvita un po' il dado. Poi inseriscila nella parte superiore. Per farla rientrare nel modo giusto potrebbe essere necessario fare leva. Rimonta il secondo dado. Stringi i dadi usando la chiave a bussola con inserto da 16. Adesso puoi rimontare le ruote. Abbassa l'auto e stringi bene i bulloni. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.